Già più volte annunciato, con grande piacere, in nostra compagnia fino alle 9 questa mattina, Don Antonio Mazzi. Buongiorno. Ciao, quale felice di salutarvi, di vedervi. Buongiorno. Vedo anche la fanciulla tutta per bene. Natalizia. Beh, sì, stai facendo il corso per diventare suora? No, sono sulla buona strada, donna. Sei sulla buona strada. Poi verrò a chiederti qualche consiglio. E invece mi pare che quest'anno invece San Gennaro con te non sia molto. Ti voglio bene anch'io, donna. Cioè, nonostante San Gennaro. Nonostante San Gennaro. E invece. Pierluigi. Buongiorno. Quello laggiù, sì, sai, buongiorno. Sei laziale o sei romanista? Beh, romanista. Sei romanista. Antonio. Non scherziamo. Come non scherziamo? Insomma, no, sono della Roma, non si tocca la magica. Senti, Don Antonio, si parla molto di te. Come si parla molto di me? Si parla molto di te. I nostri ascoltatori stamattina tra le 6 e le 7 hanno fatto riferimento alla bellissima e commovente intervista che hai rilasciato ieri a Mara Venier, a Domenica In. I nostri ascoltatori ti conoscono bene. Senti, ma chi ti dà la forza di fare tutto quello che fai? Ma devo dirti che un po' sono matto io. È un po' stando coi matti. Se io domani mattina decidessi di andare coi normali, faresti un funerale in una settimana. Tu non hai l'idea la forza che mi danno i ragazzi. Bene. E più difficili sono, e più mi alzo volentieri, perché so che ha significato la mia vita. Sai che ho una curiosità, scusami se mi permetto di aggiungere questa domanda, ma siccome sono tanti anni che ti occupi dei ragazzi, dei disagiati, degli ultimi, con l'era digitale, secondo te, i disagi sono cambiati? Oserei dire che hanno trovato un'altra strada, il disagio. Prima, purtroppo, era un disagio di un certo tipo, adesso è un disagio di un altro tipo. Ha trovato un'altra strada. Ma no, non dobbiamo dire che è colpa del telefonino, no. È che se, eccolo qua, se, e dico la frase. Vai. Se gli adulti zoppicano, è chiaro che i ragazzini, i giovani, capito? Non possono stare in piedi. Certo. E quindi siamo noi, non il telefonino, siamo noi adulti che dobbiamo cominciare ad essere adulti e non vecchi, capito? Adesso... Capito cosa vuol dire? Io, per esempio, sono adulto e non vecchio, hai capito? Te la devo... Mi sono spiegato perché si mette a ridere quello. No, è chiarissimo. Tra l'altro... No, capito. Donna, capito. Non invece qua ci sono troppi vecchi che... I padri, ci sono anche giovani vecchi, donne. Parlo con te, i padri, sì, lo so bene, dove lo sono so i bene. Padri? Stai parlando con uno che sostiene da una vita che prendersela con il telefonino è ridicolo e patetico. L'ultimo è stato il ministro della pubblica istruzione, che invece di far funzionare la scuola se la prende con lo smartphone. Dipende da cosa ci facciamo con lo smartphone. Ma senti un po', Don, visto che siamo ce ne facciamo quando abbiamo ministri di quel tipo lì. Altro quello andiamo smartphone. Avanti, ma parliamo di cose belle, perché siamo come qui di cose anche... belle. Aspettami, sì. Perché siamo qui anche per festeggiare i 90 anni di Don Antonio Mazzi. 90 anni di Don Antonio Mazzi con la forza e la voglia di continuare come sempre. Senti Don, poi parleremo dei vari appuntamenti, ne è un sacco di questa settimana, però devi regalare un altro pensiero, visto che hai messo in campo i papà e le mamme guardandomi in faccia, e allora regalaci un altro pensiero per i piccoli. Siamo a 16 giorni dal Natale, noi mamme e noi papà, che dobbiamo fare per i nostri ragazzi, per fare qualcosa che abbia un valore? Dovete fare i papà, cioè meglio i padri, mm-hmm. Capito? Meglio i padri. Ci dice la differenza qual è? La diversità che c'è tra genitore e padre. Voi siete contenti perché siete genitori, ma non è sufficiente essere genitore. Una volta messo al mondo al figlio, bisogna anche dirgli: tesoro, adesso da che parte andiamo? E qui i padri, ecco la roba. I padri sono felici, no, sono felici, a parte che voi fate anche pochi figli, e qui c'entrano anche le madri. È importante, oggi, mai come oggi, bisogna dargli un sogno, un senso, dargli un significato, dargli una passione, perché sulla strada ci sono troppi incroci. Mentre ai miei tempi, 90 anni fa, c'era una stradina, adesso i nostri ragazzi... già a 5 anni hanno una strada piena di incroci, e l'adulto è colui che all'incrocio dice: tesoro, vai di qua, capito? Ecco, potrebbe essere il segnale all'incrocio. L'adulto è
dice, non ti preoccupare, vai che all'incrocio ci sono io. Ci sono io che ti, insomma, bello, che ti indico che la strada. All'incrocio, certo, ci sono io. Bello. Bello, poteva essere un'altra frase anche questa. Buona giornata dalle Grenzi, Giuliani Diacco e Don Antonio Mazzi, nostro ospite a Milano per i suoi 90 anni e per le sue iniziative ovviamente legate al Natale. Don Antonio, qual è l'augurio più bello che hai ricevuto per il tuo compleanno? Ma devo dirti che più che l'augurio era la dolcezza dei ragazzi in questo periodo. Anche ieri, se avete visto domenica, io a un certo punto mi è capitato a tutta la comunità di Cassino che mi ha sconvolto, difatti sei commosso, emozionato, difatti devo dirti bello. Che bello, per me, sai, i ragazzi sono la mia vita, quindi il regalo più bello è che sono ancora tra i ragazzi, capito? Sono ancora tra i ragazzi difficili. Ma facciamo, questo è il più bel regalo. Facciamo un gioco. E tra i ragazzi difficili ci siete anche voi tre. Ti ringraziamo tantissimo di questo. Madonna, facciamo un gioco. Vogliamo, poi ne leggeremo due, tre, quelli che avremo voglia, modo e soprattutto tempo. 378-378-1025. Il vostro augurio e il vostro pensiero via WhatsApp per Don Antonio Mazzi. Poi li scegli magari insieme a noi. Va bene, Don? Ci stai? Dai, sono qua. Torniamo tra poco. Ci siamo capiti male, un interista come te, caro Don Antonio Mazzi, ospite come di ci RTL siamo capiti 125. Male. No, canta Biagio Antonacci, che è interista come te, questo era. Tutti i fratelli interisti. Caro Don, per i 90 anni splendidi, quest'uomo che noi ci onoriamo di chiamare amico, possiamo permetterci, Don? Sì. Grazie. Ormai oserei dire che è una convivenza. Abbiamo un sacco di appuntamenti fantastici da segnalare. Uno ci riguarda da vicino, quindi permetteteci subito di cominciare da lì, anche se poi in realtà è il più lontano, no? Il 24, nella notte del 24, la notte di Natale, la notte di Gesù Bambino, saremo in diretta. È sempre stata molto, molto bella anche per me, anche per la comunità, perché ormai nella cascina la notte di Natale in qualche maniera parte da RTL. La Santa Messa. E anche, sì, la messa, e poi sapendo che raggiungi persone, chi sta bene, chi sta poco bene, chi è felice, chi non è felice, quindi è una messa, è una vera messa. È un atto unico della radiofonia italiana, perché è la prima radio che da anni manda in onda una messa la notte di Natale, coinvolgendo milioni di ascoltatori e anche con i commenti in diretta, perché poi passano i messaggi ovviamente a commento anche del tuo sermone. Senti, Don Antonio, ma per chi in questo momento magari fosse all'ascolto e avesse perso la fede, fosse pieno di dubbi, magari perché problemi quotidiani lo affliggono, cosa ti senti di dire laddove qualcuno sostiene che Dio non c'è? No, senti, sono domande che mi fanno sempre di più. E il problema non è che Dio non c'è, il problema è che noi abbiamo fatto di Dio una divinità. Invece Dio è un'amicizia. Dio è un'amicizia. È venuto giù e noi siamo ancora noi a pregare il Dio che sta lassù. È venuto giù, è tra di noi. Allora il problema è proprio aiutare questa gente che dice che non ha la fede, che non è che non ha la fede, è che non ha la fede di un certo tipo, che non è la fede poi, perché è soprattutto fiducia, è soprattutto presenza, convincersi che qui comunque c'è più Dio qui che non nel Duomo di Milano, per esempio. Questa è già fede, capito? Che è più vero qua che non nel Duomo di Milano. Adesso, per carità, il cardinale si arrabbierà, ma è così. Certo. Difatti, perché Dio non è nato in una grotta? Perché è nato di notte? Perché non ha aspettato momenti solenni? Perché il Dio vero non è quello della fede burocratica, è quello dell'esistenza. È quello che non te ne accorgi neanche che ce l'hai lì vicino, capito? La bellezza. Il Dio povero, il Sai Dio che... è povero, e laddove c'è povertà c'è fede, laddove non c'è povertà non c'è fede, e quindi siccome le chiese sono ricche, nella chiesa non c'è la fede, ci sono i candelabri, sembra ci sono le cerimonie, Papa Francesco, ma la fede è più nella mia cascina
e quella notte lì, quella messa lì vale più della messa che dice il Papa in Vaticano, capito? Per me. Ma non perché sono eretico, perché questo si chiama, perché rendere la fede un atto ufficiale, un atto burocratico, è come fa dare i baci a tua moglie e dice già vado a lavorare, ti tiro dietro un bacio. Che ragionamenti sono? O gli dà un bacio autentico e cosa se no cosa li tiri dietro? Noi siamo quelli che tiriamo dietro a Padre Eterno ogni tanto un bacio, una volta la domenica, capito? Li tiriamo dietro un bacio, non sarà mica questa la fede. Digli che ha più fede chi dice di non averla che non crede, che non di chi crede di averla. Va bene? Sono parole importanti. Ilaria da Napoli, giovanissima, tu hai fede? Io ho fede come ce l'ha Don Antonio, cioè non nelle chiese, ma cioè io mi metto in camera e prego e parlo con Dio da sola, ma non mi piace andare in chiesa. Senti cosa vuol dire essere giovani, perché il giovane è colui che è autentico, quindi trova le cose nei momenti veri, non nei momenti burocratici, capito? Nei paramenti, questa è una vecchia storia per chi ti ama e ti segue da una vita, caro Don. Tra l'altro dopo con Ilaria parleremo, perché vedete, spesso anche noi l'abbiamo in qualche modo fatto in apertura, riduciamo i ragazzi a poche cose, a pochi schemi, e in realtà poi i ragazzi sanno sorprenderci. Bisogna avere la voglia di conoscere le persone, di scavare un po'. Stai qui, Don, perché tra un pochino parleremo per esempio degli ultimi fra gli ultimi, che sono i bambini di quelli che nessuno neanche vorrebbe accorgersi esistano. Stai qui che poi ne parliamo, grazie anche alla nostra Ilaria Arpino. Buona giornata da Le Grenzi, Giuliani, Diaco, Galanto, Ilaria Arpino e Don Antonio Mazzi, protagonista assoluto di questa ultima ora di Non Stop News, insieme a Giovanni Paolino, che ci ha raggiunto, che ogni anno insieme a Don Mazzi mettono insieme il calendario, ovviamente, che poi è ovviamente giusto acquistare per devolvere denaro alle comunità di Don Mazzi e non solo. Giovanni, buona giornata e benvenuto anche tu in studio. Buongiorno a voi. Allora, ricordiamo che Giovanni è titolare di questa grande azienda che appunto va casa per casa a consegnare dei surgelati, sì. Ed è lì che si apre l'opportunità di dare il calendario, di offrire il calendario appunto per farlo acquistare a tanti, e i numeri sono sempre in crescita, vero, sempre di anno in anno? In crescita, voi ci tenete a battesimo ormai da molto tempo, sì, dall'inizio devo dire, perché siamo partiti... Ormai sono qui, già la crescimo, sarei dire. Quasi. Abbiamo già fatto anche la comunione, la prima, sì. Comunione, sì, sì. Quest'anno dovremmo superare ormai nel totale oltre 500.000 euro di raccolta, perché Don Antonio è forte ma è un grande consumatore di denaro, e quindi lui ha bisogno di denaro per le sue cose, e quindi attraverso i nostri clienti, attraverso i nostri venditori siamo riusciti ormai negli anni a raccogliere una bella cifra di denaro, ma vogliamo superarci. E lo state facendo tuttora, cioè in queste settimane sono ancora in raccolta? Sì, siamo nel rush finale, abbiamo gli ultimi 10 giorni prima di arrivare al Natale, e vorremmo insomma una bella spinta per superare questo record. Don Antonio, ci racconti praticamente, non so, per esempio nei Natali passati i denari che sono stati raccolti sono stati destinati per esempio su quali tipo di progetti? Allora, soprattutto per i centri giovanili, la finalità e l'impegno che ci siamo dati è soprattutto per i centri giovanili, cioè oggi lasciamo troppo soli i ragazzi normali, e quindi dobbiamo l'oratorio, sti prettini giovani che non vado avanti, se no qui ti fai quindi degli avversari. Abbiamo messo in piedi alcune attività in centri giovanili, e devo dirti che la metà degli aiuti, diciamo metà perché l'altra metà deve venire da questi qua, non solo da te, la metà degli aiuti in centri giovanili, e quest'anno vogliamo, l'idea è, l'ho chiamato le 5 piazze. Dobbiamo fare 5 grosse manifestazioni quest'anno in alcune città caratteristiche, non dico adesso i nomi, proprio nella maniera dove c'è il gioco, c'è lo sport, c'è la... Hai deciso già le città? Ma ha detto che non vuol dire i nomi. Non lo vuoi dire. Allora Giovanni, però come possiamo recuperare il calendario 2020 delle comunità Exodus di Don Antonio Mazzi? Come diamo una mano a Don Antonio, perché ovviamente magari non tutti vengono in contatto poi con le tue donne e i tuoi uomini che vanno in giro per l'Italia?
Beh, insomma, i nostri clienti possono facilmente aderire perché abbiamo i nostri colleghi che li visitano regolarmente, quindi lì possono. Ma possono anche chiedercelo a noi, insomma, come azienda, sul sito di Eisman. Possono farlo direttamente con loro, con i centri giovanili. Quindi abbiamo adesso il mercatino di Natale di cui parlerete sicuramente dopo, sì, dove sarà un'ulteriore occasione soprattutto per i milanesi e per chi vorrà venire a visitarlo. Quindi insomma le occasioni sono veramente molte. Ecco, ad un euro e mezzo ognuno si porta a casa il proprio calendario. A 15 gliene diamo 10. Facciamo sto sforzo. A proposito, poi arriviamo ai mercatini di Natale quest'anno un giorno in più, perché saranno sabato, domenica e lunedì davanti il Castello Sforzesco di Milano, giovedì la grande festa per il Don, ma l'avevamo promesso. Don, attenzione, gli ultimi fra gli ultimi. La nostra Ilaria, che hai sentito prima parlare del suo rapporto con la fede, ma adesso lasciamo da parte, come dire, ciò che è più intimo e parliamo del nostro impegno. Sai che questa ragazza, come tanti ragazzi di cui spesso si parla in modo superficiale, lavora con i ragazzini delle famiglie Rom. E qui veramente sono gli ultimi degli ultimi. Don, Ilaria, ci racconti in pochi secondi. E così condividiamo con il Don, mi fa veramente piacere farlo, e lo fa oltretutto in una zona difficilissima della Campania come Mondragone. Vai Ilaria. Sì, esatto, infatti vorrei qui nella mia città uno dei suoi centri, perché io ho sempre avuto come punto debole l'integrazione di questi bambini bulgari che sono nella mia città, che non riescono ad integrarsi nemmeno dal punto di vista scolastico, e quindi sono per strada tutto il giorno. Ho chiesto aiuto a persone un po' più grandi di me, ad istituzioni più grandi di me, però mi hanno sempre chiuso la porta in faccia, quindi da sola nel mio piccolo ho cercato di intrattenerli nel pomeriggio con qualcosa, ma ho dovuto abbandonare perché non riesco ovviamente da sola. Tra poco la risposta di Don Antonio Mazzi. Don Antonio Mazzi, protagonista assoluto, insieme a Giovanni Paolino, per parlarci anche del calendario della comunità Exodus. Ma ci siamo lasciati prima della pubblicità con una considerazione della nostra Ilaria da Napoli, anzi in maniera più esatta da Mondragone. Ilaria ti ha chiesto di aprire anche lì un centro giovanile, Don Antonio. E più in generale, Don, i ragazzi che lavorano con gli ultimi fra gli ultimi, cosa ti senti di dire? Ilaria è con lei a tanti ragazzi. E il problema lo conosciamo bene, perché anche noi abbiamo a che fare anche con i Rom. Però mi faccio vivo, non dico che apriamo un centro, però qualcosa facciamo a un messaggio, davanti a un messaggio così, in quella zona lì poi, che è una zona particolare, ed era una delle zone che noi avevamo preso un po' in considerazione. E noi arriviamo a Cassino per un verso e a Viterbo per un altro, poi siamo vissuti dentro la stazione, attorno alla stazione di Napoli ai tempi. Mamma mia. Adesso dobbiamo riprendere, quindi Ilaria, non ti lascio sola. Grazie. Grazie. Senti, nel frattempo raccogliamo un po' di denari che ci servono, e lo facciamo il 14, il 15 e il 16. Quest'anno poi c'è un gran tendone. Esatto. Un gran tendone, ecco, diciamo dove? Davanti al Castello Sforzesco di Milano, Piazzale Cordusio. Non potete non vederlo. No. Passeranno centinaia di migliaia di persone per lo shopping natalizio. Entrate al mercatino di Natale oggi, quest'anno, tre giorni e non due, sabato, sì, domenica e anche lunedì. Dalle 10 alle 19 e domenica 15 alle 11. C'è la messa? Eh sì. Eccoci, quindi eventualmente Santa Messa, ovviamente celebrata da Don Antonio Mazzi. E sabato pomeriggio troverete tutte le radio che vengono a far festa. E vi devo anche dire, Don Antonio Mazzi, stranamente ci siete anche voi. Eccoci. Giuliani sarà là in prima fila. Cosa vendi tu in quei momenti? Quello che mi danno da vendere, dal io vendo miele a assolutamente qualsiasi cosa. Basta dare una mano e raccogliere qualcosa per Don Antonio Mazzi. Bene. Senti, Don Antonio, a Barberino di Mugello, l'avrei ascoltato nelle nostre dirette, la chiesa e la canonica sono state dichiarate in dopo le scosse di terremoto della scorsa notte. Sempre a Barberino ci sono alcune case lesionate, ecco, molta paura. Soprattutto il prefetto dice che fortunatamente non c'è allarme su persone o cose, se non appunto cose molto lievi. Ecco, cosa ti senti di dire, che pensiero ti senti di rivolgere a tutte quelle persone che nel Mugello ancora in queste ore, come ricordava Fulvio, ovviamente impaurite dallo sciame sismico, insomma stanno attraversando, diciamo, un momento non certo molto facile. Ma io spero che intanto, se c'è una chiesa che è un po' terremotata, ci sono altre istituzioni lì, di suore e di preti, che possono aprire le porte, che devono aprire le porte a questa gente, va bene?
perché è ora che la finiamo, che abbiamo conventi interi vuoti, va bene? E anche la Chiesa, dico, qua si può benissimo adoperare per emergenze di questo tipo qui, perché ci sarà una Chiesa terremotata, ma ci sono 100 chiese che terremotate non sono, e sono le prime che chiudono la porta anziché aprirla. Sarebbe bello che le chiese aprissero le porte alle 22 della sera e non le chiudessero alle 18 della sera. Va bene, perché cioè, è il tempo della preghiera, è il tempo della vita, e vita e preghiera non sono due momenti diversi, e quindi ci può stare e la messa e anche 10 persone che possono anche mangiare lì, far sai cena, che, mangiare, stare lì, soprattutto laddove ci sono bambini, soprattutto laddove ci sono bambini. Sai che questo appello lo fece un anno e mezzo fa Papa Francesco, e devo dire che non fu condiviso interamente dai parroci, perché dice una cosa giusta: molte chiese vengono chiuse alle 18, alle 20 o alle 22, quando in realtà potrebbero diventare e trasformarsi in dei dormitori, almeno nelle fasce notturne, no? Per chi ne ha bisogno. Ma certo, ma anche non solo dormitori, ma anche luogo dove la gente si raduna per cenare, per stare insieme. E il prete doveva essere il primo che dice quelle messe lì, perché sono, problema, donna, quelle lì sono donna, messe più vere di quelle altre, capito? Donna, il problema è che come hai fatto tu il prete, come fai tu il prete, ci vuole voglia, fatica, impegno, ti devi fare un mazzo quadro, devi trovare la gente che ti dà i soldi. Oh, non è roba da tutti, onestamente. Quindi la tua è una sfida enorme che non tutti non si sentono sfida, di raccogliere. È così oggi. La società è fatta così e noi dobbiamo accettare. Inutile che malediciamo la società. Affrontiamo i problemi. Dobbiamo affrontare i problemi. Fuggire dai problemi vuol dire non essere maturi, vuol dire non essere grandi. Aver paura dei problemi, no. Non riguarda solo i preti, non riguarda solo i preti, attenzione, riguarda un sacco di laici che fuggono dalle proprie responsabilità e cercano un nemico, però a maggior ragione i preti, ovviamente. Gli auguri, abbiamo i messaggi, chiesto gli auguri, dai. Ne sono arrivati decine e decine e decine, ce n'è uno speciale che vogliamo leggere al Don. Allora, Don, l'hai scelto tu, mi permetto di leggere. Sì, l'hai scelto tu. Un po' sì. Don Antonio, sei una lettera in un mondo di mail, auguri. Ecco, ti è piaciuta molto? Bella. Beh? Che cosa ti trasmette? Bella. Che in fondo, in qualche maniera, siccome continuo a dire che è uno strumento, come la macchina è uno strumento, come la bicicletta è uno strumento, va bene, così anche il telefono è uno strumento. Non facciamolo diventare un ostacolo, va bene? Non facciamolo diventare un ostacolo. Anche la macchina è un ostacolo. Se uno va a 300 all'ora in autostrada, è chiaro che è un ostacolo. Certo. Cioè, aiutiamo i ragazzi, aiutiamo i genitori a capire che questi mezzi sono strumenti, bene, e non sono soltanto occasioni di male. Finiamola con questa roba qua. Bene. Gli strumenti vanno usati, non bisogna farsene usare. Certo. Allora, cari amici, ricordate che giovedì faremo festa per i 90 anni di Don Antonio Mazzi, e ci sarà anche Francesco Gabbani. E noi ci rivolgiamo al mondo dei nostri ascoltatori affinché possano sostenere con generosità le iniziative di Don Antonio Mazzi della comunità Exodus. Mi raccomando, l'appuntamento del 24 con la messa di Natale in diretta su RTL 102.5. Giovanni, grazie. Grazie a voi per averci ospitato e per aiutarci a raccogliere denaro per questo vecchio signore. Ecco, fatelo anche attraverso Iceman, insomma, le varie vendite a casa. E poi 14, 15 e 16. Mercatini. Davanti al Castello Sforzesco. Il 24 notte la messa in diretta non su RTL. Nulla, Don, un abbraccio forte. Grazie. Permettimi un saluto da Riccardino, che porta la luce dei tuoi occhi da quando l'hai battezzato. Ci tengo a dirlo sempre.